È in sala l'ultimo capitolo della serie di Mad Max, Furiosa, e voglio cogliere quindi l'occasione non tanto per fare una recensione del film che ho visto in sala, ritengo che ce ne siano già a sufficienza di recensioni, quanto piuttosto per un po' parlare in maniera più generale della saga di Mad Max e di quello che tale saga ha rappresentato per la cultura popolare, ciò che ha lasciato, ciò che ha sedimentato, la sua importanza alle origini e oggi. Stiamo parlando di un arco di 45 anni, perché il primo film è uscito nel 1979, Interceptor, in Italia. Il titolo originale era semplicemente Mad Max, ma da noi lo conosciamo come Interceptor, che poi è il nome anche dell'auto di Max. Negli anni 80 abbiamo visto altri due seguiti, poi un fumetto e dei videogame che però sono arrivati sostanzialmente a ridosso di Fury Road, che è stato il prosieguo a 30 anni di distanza da Oltre la Sfera del Tuono della serie di Mad Max. Ma cominciamo con calma, perché questa sarà un po' una carrellata storica anche nella cultura pop, quindi divagheremo un po'. Il regista e la mente dietro a questa serie è George Miller, australiano, classe 1945, che però ancora riesce a sfornare film d'azione molto molto vivaci e frizzanti. L'importanza della saga di Mad Max è notevole, forse più di quel che si possa pensare, perché questa serie di film ha un po' definito l'immaginario post-apocalittico degli anni 80 e seguenti, con il look dei personaggi, dei veicoli, dell'ambientazione, e tante opere seguenti hanno tratto ispirazione da Mad Max. Ma lo vedremo con calma. Il primo film, quello del 79, è stato a bassissimo budget e riscosse comunque successo, pur essendo un film di nicchia. Nell'81 già arriva il 2, che è Mad Max 2 in originale, da noi è Interceptor, il guerriero della strada. Nel 1985 arriva il terzo capitolo, Oltre la Sfera del Tuono. Resta fisso sempre il protagonista di Max, interpretato da Mel Gibson, e vediamo anche un volto noto in questo Beyond Thunderdome, un volto noto degli anni 80, che è Tina Turner, celebre cantante all'epoca. Il look rimane sempre lo stesso, però da un film all'altro si tratteggia meglio l'ambientazione, cresce anche un po' il budget, anzi un bel po', insomma, considerando che quello di partenza era molto basso. Del look della saga parleremo tra poco, perché è peculiare e ha lasciato numerose tracce non solo nel cinema, e vedremo se oggi poi questo look è ancora presente nell'immaginario post-apocalittico attuale. I film di Mad Max sono tutti quanti caratterizzati da alcuni temi, soprattutto da violenza e azione. Ci sono tante scene d'azione, ovviamente inseguimenti, perché una delle caratteristiche dei film di Mad Max sono i veicoli, e una violenza legata a un mondo che è regredito ad uno stadio barbarico, lo vedremo tra poco, e quindi è un mondo essenzialmente o senza legge o con la legge del più forte. Questi temi ovviamente hanno fatto un po' spiccare questa serie di film e hanno influenzato poi anche altri registi, e lo vedremo tra poco. C'è sempre il tema della sopravvivenza e della moralità, siamo in un mondo post-apocalittico, vengono esplorati temi universali come la sopravvivenza in condizioni estreme, la moralità in una situazione di assenza di leggi, la redenzione anche in un mondo tanto brutale e privo di istituzioni, privo di leggi. E senza dubbio questi temi hanno contribuito a rendere la saga una saga di successo, e non solo, una serie duratura.
Il protagonista, infine, questo Max, è un po' un antieroe solitario e tormentato che ha poi influenzato tanti protagonisti di opere successive. Lui è caratterizzato da un'ambiguità morale, non è sicuramente un paladino in armatura lucente, è uno di quelli che si spende quando serve, quando incappa in una situazione estrema, diciamo. È anche caratterizzato da veramente una scorza, un po' come il Bruce Willis di Die Hard. Entrambi, insomma, sono piuttosto duri a morire. L'ambientazione probabilmente è la cosa più iconica della serie di Mad Max, insieme al look, all'abbigliamento dei personaggi e ai veicoli. Dove siamo? Siamo in un'Australia distopica di un futuro non troppo lontano, ma non meglio precisato. Miller non si è mai sbilanciato sugli anni. Nel primo film l'ambientazione è mostrata, ma non è che sia spiegata più di tanto, non ci sono molti dettagli. Man mano arrivano delle informazioni in più. Capiamo nel primo film che le riserve di energia sono scarse. L'outback australiano è popolato da piccole comunità che vivono relativamente in pace, tuttavia le strade sono in balia di criminali. Questi criminali sono caratterizzati con tratti esagerati, sia nell'abbigliamento che nell'atteggiamento, sembrano degli esagitati, degli psicopatici. Sono contrastati da quella che ancora è a tutti gli effetti un presidio della legge, quel poco che rimane, diciamo, di istituzioni, di ordine costituito. Quindi c'è questa polizia federale australiana che c'ha una task force. Il nostro Max fa parte di questa task force, che è detta Main Force Patrol, e questa polizia cerca di mantenere l'ordine, la legge, in una situazione che per le strade comunque è difficile. Nei film successivi si aggiungono altri particolari. Essenzialmente arriva a un certo punto una guerra atomica che fa ulteriormente peggiorare le cose, e la situazione generale, almeno in Australia, perché poi Mad Max lì è ambientato, si configura come un ritorno a un medioevo barbarico. Quindi, specialmente poi sui nuovi film, a partire da Fury Road, vediamo che ci stanno queste città-stato, possiamo chiamarle? Sì, queste comunità che ruotano attorno ad un grande insediamento. Ogni insediamento ha un suo signore. Ad esempio, nella cittadella vediamo che c'è Immortan Joe. Queste possiamo dire che sono una sorta di città-stato dove il leader domina. Fuori, ecco, vige un po' proprio la barbarie, la legge del più forte. Le strade sono luoghi pericolosi, anche perché per passare da un insediamento all'altro si deve attraversare deserto. Essenzialmente sembra essere rimasto solo che deserto al di fuori di questi insediamenti. Ovviamente la benzina scarseggia, l'acqua e il cibo scarseggiano, le munizioni scarseggiano, quindi chi riesce a controllare, a produrre queste risorse ha potere. Questa terra ridotta un po' a una palla riarsa di deserto è un qualcosa che ritroviamo poi anche in altri film e in altre opere, e tra poco le citerò. E alcune di queste opere senz'altro hanno attinto da Mad Max in maniera più o meno esplicita. Una delle cose che più ha impattato sulla cultura pop, oltre a il post-apocalittico, all'ambientazione, è senz'altro il look dei personaggi e dei veicoli. Perché Mad Max ha definito l'estetica del genere post-apocalittico a partire quindi dalla fine degli anni 70. Quindi abbiamo immagini di lande desolate e veicoli modificati e sopravvissuti con abiti particolari, per lo più abiti di pelle, soprattutto pelle borchiata, e accessori riciclati. È tanto presente
il tema del punk, dell'accrocco. Siamo in una situazione in cui la società è crollata, quindi non ci stanno più industrie che producono vestiti, che producono abbigliamento. Si ricicla tutto e alcuni oggetti vengono riarrangiati per divenire parte integrante dell'abbigliamento, anche in maniera pacchiana, vistosa, sgargiante, a seconda dei vari personaggi. C'è anche tanta personalizzazione dell'abbigliamento con materiale di risulta, materiale anche che inizialmente non è progettato per fare da abbigliamento. Quindi ne esce questo look molto particolare, in cui vediamo letteralmente dei punk anni, fine anni 70, inizio 80, che sono vestiti con questi abiti molto strani. La stranezza è tanto più grande lì dove c'è un personaggio che vuol far risaltare il suo status sociale in qualche modo, perché è un leader potente. Quindi, ad esempio, faccio riferimento agli ultimi film, vediamo il tizio senza naso che è vestito comunque in maniera elegante, ha un abito, un vestito da uomo, un completo, come era prima che finisse il mondo, però riaccroccato in maniera abbastanza bizzarra. E chiaramente questo è un abito completamente disfunzionale in quell'ambiente, ma chiaramente quello magari è l'ultimo completo rimasto o reperibile nel mondo, e quindi quel personaggio fa uno sfoggio di superfluo solo per mostrare il suo status. Oppure pensate al leader di Bullet Farm, che ha addosso tutto quell'abbigliamento che è pieno di proiettili. In effetti è un vestito fatto di proiettili per mostrare che lui ne produce a tonnellate e quindi mostra a modo suo il suo status. Quindi ne ha così tanti di proiettili che addirittura lui può permettersi di usarli come vestiti. Caratteristico è anche il design dei veicoli. In questa ambientazione desertica, ovviamente, i veicoli sono importantissimi, perché per spostarsi da un punto all'altro e fare rifornimento, chiaramente non si può andare in giro a piedi, insomma si andrebbe veramente poco lontano, quindi servono veicoli. Siccome ci stanno tutte queste bande di predoni, i veicoli devono essere un minimo corazzati, veloci, protetti, entrambe le cose magari, e quindi ecco che si arriva ad un particolare design con veicoli modificati. Sono modificati per vari motivi. Anzitutto, torniamo al discorso di prima, non essendoci più industrie, non si producono più nuovi veicoli se non cose che si fanno dentro le officine di casa. Vediamo ad esempio su Furiosa che in Mortan Joe si fa fare da zero l'autocisterna per portare il cibo e tornare con la benzina, ad esempio. Però ecco, a parte quello non ci stanno industrie che producono veicoli, quindi bisogna aggiustare, riaccroccare. Di nuovo si torna al tema del punk, dell'accrocco. Questi veicoli sono spesso decorati anche in modo aggressivo. Perché? Perché bisogna che siano robusti, devono proteggere dagli assalti dei predoni, e alcune loro parti possono anche fungere da arma. Quindi vediamo che ci sono macchine che hanno dei rostri imponenti, hanno anche armi abbastanza pittoresche ed esagerate. Torniamo all'autocisterna di Immortan Joe. E quindi il design di alcuni di questi veicoli è veramente particolare, un qualcosa che rimane impresso. E negli ultimi due film vediamo bene che alcune bande di predoni o di nomadi si customizzano un po' tutti nello stesso modo i veicoli, come se queste componenti aggiuntive facessero parte anche di un set di decorazioni tribali. Quindi la customizzazione ha due scopi: fornire protezioni, armamento, ma anche dei segni di riconoscimento tribali a tutti gli effetti. Tanti di questi veicoli, oltre ad essere customizzati e accroccati, sono proprio tamarri, hanno veramente un look molto molto aggressivo, e questo look senz'altro ha contribuito all'immaginario che Mad Max ha impresso in quegli anni.
e lo ritroviamo poi anche in altri prodotti della cultura pop. Ovviamente non possiamo non nominare l'auto di Max, l'Interceptor vuoto che vediamo sostanzialmente in ogni film. Altra cosa caratteristica poi sono anche le bande di motociclisti, non ci stanno solo macchine, ci stanno anche tante moto. Vediamo quindi allora qual è stata l'influenza di Mad Max nell'immediato e anche negli anni a seguire, perché poi l'influenza di Mad Max insomma è stata importante davvero. Uno dei primi film che ha ripreso alcuni elementi di Mad Max è 1997, Fuga da New York di Carpenter, che è dell'81. Il look di Iena un po' ricorda quello di Max e anche la situazione. È vero che non siamo nel deserto nei due Fuga, sia quello Fuga da New York che Fuga da Los Angeles poi, ma siamo sempre in una situazione sociale molto simile. Alcuni elementi di Terminator in effetti riprendono poi Mad Max, il look sicuramente di Schwarzenegger, gli inseguimenti e il fatto che poi nel futuro siamo un po' in una situazione veramente tipo Mad Max, perché c'è stata una guerra nucleare, o meglio Skynet ha nuclearizzato l'umanità, quindi essenzialmente c'è una grande porzione della Terra che è ridotta a un deserto. Di contro, in maniera simmetrica, però è molto ispirato da Mad Max, c'è Waterworld. Il mondo non è un deserto di terra, ma è un deserto d'acqua. L'acqua ha invaso sostanzialmente tutto il pianeta, a parte pochi insediamenti che comunque devono combattere con l'acqua, però di nuovo i personaggi vivono in un deserto, perché l'acqua di mare non è minimamente fruibile, quindi siamo di nuovo in piccole comunità sparse, assenza di ordine costituito, c'è il deserto che è d'acqua ma non di terra, comunque la situazione è molto simile. L'opera che credo per prima abbia preso a mani basse, abbia proprio appozzato selvaggiamente, ma anche molto bene, da Mad Max è Hokuto no Ken, Ken il guerriero, che è un'opera fumetti e anime di Buronson e Tetsuhara, iniziata nel 1983, poi è andata avanti nel corso di alcuni anni, sia su fumetto appunto che su anime. Opera di grande successo e ha preso sicuramente tantissimo dall'immaginario di Mad Max, perché ritroviamo il nostro personaggio con il suo giubbotto di pelle. Ci sono punk a vagonate con i loro veicoli accroccati, veicoli che ricordano tantissimo quelli di Max. E c'è un ritorno proprio a questo medioevo barbarico, in cui ci sono risorse molto molto limitate, poca acqua, carburante scarso, munizioni se ne vedono pochissime, ci sono pochissime armi da fuoco, tant'è che per lo più i cattivoni usano armi bianche oppure balestre. E poi ci sono i vari signori, tendenzialmente, ma non sempre, sono legati a una qualche scuola di arti marziali, ma poi ci sono anche i personaggi, quelli minori, che Ken incontra magari in un episodio autoconclusivo e di solito li malmena perché questi sono dei cretini. Il look di tanti personaggi di Ken il guerriero ricordano quelli di Mad Max, anche nell'abbigliamento tantissimo. Il richiamo all'ambientazione è molto molto chiaro, lo vediamo fin dalla sigla iniziale in cui si spiega che c'è stata una guerra nucleare che ha portato alla situazione presente. Direi, per fare proprio un riassunto molto veloce, che essenzialmente Hokuto no Ken è Mad Max con le arti marziali. Credo di non poter inquadrare in maniera più efficace quest'opera. Se non l'avete mai vista, ve la raccomando, ci stanno anche 5 film piuttosto recenti che seguono i personaggi principali della serie e quindi magari potete dare un'occhiata a quelli che meritano ancora oggi. Poi spostiamoci al mondo dei videogame, quindi in tempi più recenti, ma anche qui il richiamo a Mad Max è palese. Abbiamo, a partire dal 2009, la serie Borderlands, che però riprende Mad Max in chiave un po' più scherzosa e cazzeggiona.
E poi abbiamo Rage del 2011, di minor successo sicuramente rispetto a Borderlands, ma il richiamo a Mad Max c'è tutto se lo avete giocato o se date un'occhiata a qualche filmato o a qualche immagine. Allora, oggi Mad Max ha ancora quell'impatto che ha avuto negli anni 80 e a strascico fino a, diciamo, 10 anni fa? I due film più recenti, che sono Fury Road e Furiosa, sicuramente sono rimasti un po' nell'immaginario collettivo. Due ottimi film d'azione, molto potenti, girati in maniera incredibile. Miller ha dimostrato assolutamente di non aver perso la mano e il talento e di essere in grado di mettere molto a buon frutto il budget che ha avuto, molto più alto rispetto a quello degli anni 80. Però questi ultimi due film hanno avuto lo stesso impatto sull'immaginario collettivo di quello che hanno avuto i primi tre film negli anni 80, nella prima metà degli anni 80? Io direi di no. Questi film sicuramente sono stati apprezzati dagli amanti dei film d'azione e dallo zoccolo duro di chi conosce Mad Max, di chi conosce un certo filone post-apocalittico. Oggi credo che i punti di riferimento siano altri, non ha prevalso magari una sola opera, ve ne citerò alcune che hanno avuto molto successo negli ultimi, diciamo, 10 anni. Non vado a pescare tanto più in là. Però in queste opere non ci ritroviamo in maniera così smaccata dei richiami a Mad Max. E quindi credo che l'immaginario post-apocalittico moderno sia un po' cambiato. Opere di grande successo sono state anzitutto A Quiet Place dal 2018. Non so quanto vorranno mandare avanti questa serie, però sicuramente i mostri hanno un loro look molto impattante e hanno lasciato il segno. Non ci sono richiami a Mad Max, se non che siamo in una generica situazione post-apocalittica, ma non vediamo punk a crocco, veicoli, un'azione sfrenata. Non c'è nemmeno un deserto totale, perché la fine del mondo l'hanno causata questi mostri. Quindi ottima serie, ma non ci vedo nessun legame essenzialmente con Mad Max. Poi abbiamo altre due opere iconiche che sono The Walking Dead e The Last of Us. Per alcuni aspetti le potremmo associare, perché sì, su The Last of Us ci sono i funghi, però questi funghi alla fine un po' trasformano in zombie, a parte alcune creature particolari, però non voglio scendere nel dettaglio. Anche qui il legame con Mad Max è molto molto tenue, se non che come in ogni post-apocalittico la società crolla essenzialmente, a parte alcune cose a macchia di leopardo come in The Last of Us, ma non ci vedo grossi legami, ecco, con Mad Max. Stessa cosa potremmo dire di Falling Skies, in cui ci sono gli alieni, peraltro poi lì sì, la società crolla, però poi si riprende perché gli alieni sono sconfitti. Poi c'è The 100, i 100, serie TV. Qui magari c'è un qualcosa in comune con Mad Max, perché c'è di mezzo il nucleare, però anche lì la cosa è molto molto limitata. Abbiamo Snowpiercer, se vogliamo citare un'altra opera di successo, ma anche qui quegli elementi tipici di Mad Max io non ce li rivedo. Quindi direi che quel look lì, che tanto ha impattato nell'arco di 30 anni essenzialmente, oggi non lo vedo più tanto di moda. E sì, è vero che il successo della serie è duraturo, nel senso che i film non vendono come dei mega campioni di incassi, però hanno tanto seguito. Ad esempio ha avuto tanto successo la Chrome Edition di Fury Road, quindi la saga ancora c'ha un suo zoccolo duro, però non riesce più a dettare la moda, a dettare il look, non la fa più da padrone nell'immaginario collettivo. Sinceramente non saprei dirvi quale opera attualmente è il punto di riferimento del look
dell'immaginario post-apocalittico oggi, quella che un po' la fa da padrone come era stata Mad Max. Magari non la vedo io, se voi avete qualche idea in merito, magari fatemelo sapere nei commenti. I commenti ricordo che li può lasciare anche chi segue da podcast, perché si può fare sia su Spreaker che Spotify. Quindi direi che Mad Max sicuramente è una serie che rimarrà. Ha fatto la storia, abbiamo visto anche come. C'è ancora una coda lunga di successo, però non è più così presente nell'immaginario collettivo. Quindi se oggi pensiamo al post-apocalittico, a degli scenari, a dei personaggi, nel post-apocalittico presente non pensiamo più a Mad Max. Questo è quanto. Come sempre vi auguro buone letture, buona visione e al prossimo episodio.